anche false attestazioni e una truffa aggravata ai danni dello Stato e ai danni della Regione, che coinvolge l'impianto modenese, come saprete, di recupero della società Acron S.p.A., società che è stata di recente acquisita da Erambiente, quindi è entrata a far parte l'anno scorso della società Erambiente S.p.A. del gruppo ERA, notoriamente. Le attività investigative sono state svolte dal nucleo investigativo della Forestale, sono partite 2 anni fa e mediante un coordinamento anche con la DDA di Bologna hanno portato alla luce un presunto traffico illecito di almeno 125.000 tonnellate di rifiuti urbani e speciali, a cui venivano apposte delle certificazioni false per poterne agevolare il conferimento presso l'impianto, quando in realtà non avrebbero potuto essere recuperabili lì. La truffa aggravata quindi è anche ai danni della Regione Emilia-Romagna, perché attraverso questo smaltimento o presunto smaltimento illecito, insomma la magistratura farà le sue verifiche, si sarebbe consentito ad Acron di usufruire anche di un'ecotassa, con un conseguente omesso versamento di tributi all'istituzione regione calcolato in almeno 800.000 euro. Erambiente ha smentito tramite comunicati ogni addebito, ma a noi sembra che sia poco credibile la sua posizione, al di là delle responsabilità penali che sarà compito della magistratura a portare in fondo, perché il quadro emergente di una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti ci sembra particolarmente preoccupante. Come ci sembra particolarmente preoccupante e però prevedibile, l'abbiamo segnalato, il Movimento 5 Stelle lo sostiene da tempo, quel conflitto di interessi che insorge così facilmente quando non si vuole separare una volta per tutte chi gestisce i rifiuti da chi li smaltisce, chi li raccoglie da chi li smaltisce. Questa è effettivamente l'unica condizione imprescindibile per poter combattere il conflitto di interessi nella gestione della raccolta dei rifiuti e rispetto a chi tratta quegli stessi rifiuti, che è un conflitto di interessi che ostacola, ci sembra, anche la riduzione dei rifiuti, perché per chi ragiona in termini totalmente aziendalistici e commerciali, un minor conferimento di rifiuto e anche una minore produzione di rifiuto indifferenziato porterebbe anche a un minore margine economico per coloro che smaltiscono nello stabilimento. L'abbiamo detto e ripetuto 1000 volte, lo smaltimento dei rifiuti non dovrebbe essere considerato, eppure lo è ancora anche in questa regione, un'attività industriale qualunque. Chiediamo quindi una commissione d'inchiesta perché a poca distanza dalla discussione in quest'Aula del piano regionale di gestione dei rifiuti ci sembra che questi dati mettano in discussione la stessa validità di quei dati su cui il piano si basava. E in base a questo, essendo i cittadini emiliano-romagnoli le prime vittime di questa mala gestione, ripeto, indirizzata molto di più verso un'idea di attività industriale qualunque, di attività industriale che deve essere indirizzata al profitto e quindi all'idea sempre di margini di profitto per le SPA e per le multiservizi, allora quello che si è perso totalmente di vista, e ce lo conferma questa ulteriore indagine, è l'interesse primario dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente come bene primario. Chiediamo quindi l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta e chiediamo anche contestualmente, con una interrogazione che abbiamo già protocollato, come mai ancora adesso non ci sia nessun segnale da parte della Giunta e anche da parte dei consiglieri di maggioranza verso la maggiore ragionevolezza, che soltanto questa potrebbe combattere il conflitto di interessi, di una decisa separazione una volta per tutte tra i soggetti che raccolgono i rifiuti e i soggetti che li smaltiscono. Grazie. Sì, grazie Presidente. No, per puntualizzare alcuni rilievi fatti dal consigliere Sabattini, mi stupisce particolarmente che una commissione d'inchiesta, in questo caso, che non ho inventato io, ma che è prevista dal regolamento, che non ho scritto io, in questa Assemblea legislativa, non sia stata chiesta per una volta dalla maggioranza, con una responsabilità politica che si imponeva, dato i tempi e data la gravità dei fatti. E poi mi piacerebbe vedere il consigliere Sabattini che dice al nucleo investigativo del Corpo Forestale dello Stato e magari anche alla DDA, che sono dei bravi storyteller, quando parlano di rodata gestione illecita, verificata con 2 anni di indagini e con 2 anni di verifiche ambientali. 5 sono gli indagati al momento, di cui 3 sono funzionari della società, adesso dirigenti Erambiente.
Poi c'è un dipendente della Coop impiegata nell'impianto e c'è anche l'ex legale rappresentante di Acron. Questa non dovrebbe essere una nuova conoscenza rispetto alla regione, perché se vi ricordate di Acron se ne parlava già nel 2010-2011 e non se ne parlava certamente bene. Acron addirittura non ha una storia particolarmente specchiata, se ne parlava già 5-6 anni fa come una delle strutture che avrebbe visto trattamenti quasi schiavistici del personale delle cooperative utilizzate per la separazione dei rifiuti nell'impianto di Imola e che ricevette poi a marzo 2014 una multa di 1,9 milioni di euro da parte dell'antitrust Adera per abuso di posizione dominante nei mercati del riciclo della carta per aver favorito appunto con prezzi stracciati Acron, mettendo però poi il conto economico in capo ai cittadini. Quindi nessuna sorpresa in teoria, non è una nuova conoscenza, sono 5 anni che qualche ombra c'è e che in questo momento si sta collegando, avendo la volontà politica di farlo, qualche punto in più. Quando si parla di, quando si parla di lavoro fatto in commissione, è una risposta che abbiamo sentito, che ho sentito tante volte. Qui esiste una giunta per il regolamento, mi sembra di aver capito, anche noi nel gruppo abbiamo un membro che fa parte della giunta per il regolamento, non so se si è già riunita questa giunta, ma quando si riunirà io chiederei formalmente che venga abolita la possibilità di chiedere commissioni speciali d'inchiesta, perché non ci si può fare belli o vantarsi di avere un'istituzione prevista all'interno del regolamento e poi ogni volta che viene richiesta, ricordo che ne sono state chieste non soltanto dal mio gruppo, ma anche da altre forze politiche di opposizione su vari temi ambientali, su temi di legalità, ne ricordo anche una sulla cooperazione in passato e se non mi sbaglio sono sempre state regolarmente bocciate, spesso con la scusante che o erano inutili per i cittadini e allora non si vede come mai non riusciamo mai a imbroccarne una che sia utile per i cittadini a forza di chiederne, oppure addirittura che già se ne poteva occupare in commissione, forse, però poi non si fa in commissione, la commissione sarà evidentemente ingolfata di lavoro, sta di fatto che io per poter avere un'audizione sui temi di SETA con l'assessore Donini e col presidente di SETA ci ho messo 2 mesi, dopo averla chiesta, dopo averla sollecitata, ringrazio la commissione per averla concessa, però non è certo stato in tempistiche lampo, perché appunto immagino la commissione si occupi anche di tante altre cose. Ecco perché evitare una riflessione approfondita e mirata su un tema che invece è prioritario per i cittadini, perché ripeto, è la salvaguardia dei loro soldi pubblici, la salvaguardia del loro ambiente e della loro salute, mi sembra insomma non particolarmente difendibile. Quindi da un lato si rifiuta sempre perché non siamo magistrati e ci sono già i magistrati, dall'altro, e quindi bisogna aspettare perché non ci sono stati rinvii a giudizio, dall'altro però effettivamente non si è ancora capito bene che cosa succede e quindi si farebbe dello storytelling. Io credo che sia di particolare gravità ancora una volta nascondersi dietro un dito e non accettare quindi di prendersi la responsabilità politica di dire qui c'è qualcosa che non va, i conflitti di interesse vengono a galla, per una volta la politica non dovrebbe inseguire la magistratura e andare sempre a ruota, ma per prima dire facciamo degli approfondimenti, facciamo delle verifiche, vediamo, proprio perché siamo sicuri che non c'è nulla da nascondere da nessuna parte, e non farsi sempre invece stupire dai giornali, dalle notizie che escono, dalle indagini, in questo caso del Corpo Forestale, che va ringraziato per la serietà di queste indagini, che a questo punto anche noi attenderemo con particolare interesse, visto che la maggioranza e la giunta, la maggioranza in questo caso, quindi i consiglieri regionali di maggioranza, non intendono entrare nell'argomento né discuterlo con, dal mio punto di vista, la serietà che avremmo atteso.